Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in un angolo del giardino dei frati minori cappuccini, ecco, chiamato l'eremo, perché un po' ci accompagna anche nella preghiera tra questi cipressi. Siamo proprio accanto a Viale Padre Pio, qui per raccontarvi quello che accadde ad Antonietta Lo Conte, il suo papà, nel 1947, quando vennero qui a San Giovanni Rotondo dalla vicina Brindisi, siamo in Puglia, Fasano. Vennero qui da Padre Pio per confessarsi, per affidare a Padre Pio anche dei messaggi di alcuni amici, come ad esempio dell'amica Palmina. Aveva una lettera il papà di Antonietta che doveva consegnare a Padre Pio. Così fece, lo fece nel corridoio della clausura, consegnò questa lettera di Palmina a Padre Pio. Poi Padre Pio uscì dalla clausura, dove c'erano gli uomini, quindi incontrò le donne per confessarle nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, e confessò anche Antonietta. Padre Pio le disse: va sicura che il Signore ti chiama proprio in monastero. E poi disse di riferire proprio all'amica Palmina che lui avrebbe risposto al suo scritto con una preghiera. Ecco, subito la stessa Antonietta pensò: ma come poteva Padre Pio sapere che io ero la figlia di quel signore che poco tempo prima gli aveva consegnato su in clausura questa lettera, ma poi non aveva avuto il tempo materiale di poter leggere anche il contenuto della lettera stessa, perché aveva continuato il percorso per arrivare nella chiesa. Ecco, come poteva fare Padre Pio? Come sapeva? Beh, abbiamo raccontato tantissime storie. Oggi questa testimonianza, che la ritroviamo in un libro di Fra Marcellino Iasenzaniro, risale al maggio del 1996, dove Antonietta Lo Conte, ovvero suor mansueta, scrive che con l'aiuto del Signore e la forza che gli ha sempre dato Padre Pio ha potuto così realizzare la sua grande vocazione di vita contemplativa proprio in clausura ad Assisi, con la sua amica Palmina, che è diventata suor Rosaria, suor Chiara Rosaria, e nello stesso monastero di Assisi, dove nel 1996 scriveva: siamo lì da 50 anni. Infatti entrambe entrarono nel 1947, il 24 settembre.